Stiamo andando verso Cracovia e siamo ormai a un passo, una pagaiata dall'arrivo. Dobbiamo fare il gioco che ci diceva Don Emanuele, tenere una mano ferma e l'altra farla ruotare in modo da girare la pagaia. Ci affidiamo a Giovanni Paolo II perché questa esperienza qua sia davvero per tutta la nostra vita un'occasione per credere alle parole che lui ci suggeriva di non aver paura, non solo su una canoa ma proprio nel fiume della nostra vita. Sono Don Emanuele Bortolazzi della Diocesi di Verona. Abbiamo fatto all'incirca 100 km nell'arco di 5 giornate. Il momento più bello, più emozionante è stato partecipare a una messa sulle canoe. Questi sono 30 giovani che dalla Diocesi di Verona si sono spostati. E prima abbiamo fatto il percorso, siamo arrivati in aereo a Varsavia, poi siamo saliti in questa diocesi che è a circa 250-300 km da Varsavia, al nord, ai confini con la Lituania. Siamo arrivati al santuario di Vigri, che è un santuario molto importante perché Giovanni Paolo II amava rifugiarsi lì per riposare e per pensare. Proporre la canoa è stata sicuramente una scommessa, un sogno, tutto quel che si vuole, però i giovani sono venuti qua ciascuno con la sua motivazione. Credo che per molti di loro è stata l'occasione di fare scelte tanto importanti, di decidere anche una specie di sfida nella vita, e questo non me l'aspettavo da loro, perché molti sono venuti magari con l'idea anche semplicemente di sport, che hanno incontrato invece una possibilità di incontro tra di loro e con Dio molto molto profondo. La domenica siamo partiti per raggiungere Cracovia, dove la tappa finale del nostro sogno era poter arrivare sotto il castello del Wawel pagaiando tutti insieme. È il Papa! Sembra che ci vogliono fermare per qualche minuto, speriamo solo qualche minuto, perché sarebbe davvero brutto concludere solo qua. L'idea è proprio quella di arrivare sotto, davanti al Wawel. Siamo arrivati finalmente davanti al Wawel, dopo tutti questi giorni in canoa, per arrivare alla GMG e fare questa grande esperienza con il Papa, per dimostrare e vivere soprattutto una dimensione di misericordia. Credo che vivremo ancora più intensamente la messa con il Papa, sapendo un po' quanto ci è voluto venire qua, ma la bellezza di scommettere in qualcosa di grande per essere felici, come ci ha insegnato Papa Francesco. Oh, 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 oh.